Bentrovati, siamo alla seconda puntata di Voglia di Vincere. Voglia di Vincere è uno spazio, una finestra dedicata a tutti gli sport, con protagonisti naturalmente di primo piano, campioni olimpici, tecnici, preparatori, le federazioni sportive, eccetera. Voglia di Vincere.cloud per chi vuole dei contatti, i nostri contatti, e vedere naturalmente in web le puntate. Nostri ospiti di oggi: Matteo Dei Rossi, giovane campione entrato a far parte della selezione italiana paralimpica per la scherma. Buongiorno. Buongiorno. Il dottor Guido Di Guida, vicepresidente vicario del CONI e presidente del regionale FIS, e il dottor Bardelle, presidente responsabile del CONI regionale Veneto. Buongiorno, buongiorno a lei. Comincio subito con la domanda, diciamo, all'atleta, alla persona più giovane. Matteo, un impegno scuola-sport, come si svolge una giornata tua tipo? Allora, principalmente la mia giornata inizia dalle 6 e mezza del mattino, dove mi sveglio e vado direttamente, prendo la macchina e vado a Treviso, dove mi faccio le mie 6 ore di scuola. Da là rimango sempre, vado in sala e comincio l'allenamento, prima di preparazione fisica e dopo tecnico. Nello periodo di studio cerco di ritagliarmi, prima ancora di farmi la mia preparazione, quell'oretta, oretta e mezza, due, per adeguarmi con lo studio. E poi rientro a casa sulle 10:30, 11 di sera. Quindi una giornata bella piena, diciamo. Sì, soprattutto anche per la regolazione del mangiare, che è molto difficile. Certo. Naturalmente le soddisfazioni sono molte, perché se fai parte naturalmente della squadra italiana, alle gare hai avuto i tuoi buoni risultati, però contemporaneamente anche una difficoltà, è veramente difficile, o no, cioè, prevale, sì, diciamo, la difficoltà o la gioia di fare qualcosa? No, c'è momenti alti e bassi come in tutti gli sport, c'è il sacrificio degli allenamenti che va a premiare dopo nella prestazione. Ogni gara è diversa dall'ultima e quindi a seconda di questa la gioia è diversa, soprattutto se è una gara, un europeo o un mondiale o una stessa Olimpiade che abbiamo vissuto questi mesi che sono passati. Certo, noi conosciamo, diciamo, la paralimpica, il grande pubblico la conosce più per, diciamo, il volto di Bebe Vio, che è ormai un personaggio pubblico importante, però le persone che hanno dei risultati in Italia e anche qui in Veneto sono parecchie, come te, e il vostro impegno è un impegno molto, molto importante. Quante gare fai su un anno? Allora, sono adesso cambiato un attimo il regolamento, più o meno dovrebbe essere sulla decina tra gare all'estero e italiani. Quindi diciamo che ogni mese c'è una gara, se non due. Più o meno, sì. E quindi la preparazione è concentrata mese per mese e certe volte i programmi vengono cambiati a seconda. Certo. Delle esigenze. E per quanto riguarda invece, diciamo, la tua vita personale, mia i tuoi vita amici, le cose? È molto dura, soprattutto anche, forse riesco a ritagliarmi qualcosa il fine settimana per andare a fare una partita a bowling, o riesco a trovarmi con la morosa che è in Toscana, quindi ancora là è più difficile ritagliarmi un po' di tempo. Benissimo. Allora, intanto, se adesso possiamo già vedere il primo contributo. Giuseppe Vicino,
vengo da Napoli e sono il capoca del Quattro Senza dell'Italia, che andrà a Rio de Janeiro. E siamo qui, facciamo canottaggio, quindi non so se si è capito, e siamo in preparazione per questa Olimpiade e partiremo il 30, arriveremo l'1 a Rio e subito inizieremo con la programmazione pre-gara, perché il 7 ci aspetta la prima batteria per le qualifiche. Come siete? Carichi? Avete una buona sensazione? Le sensazioni sono molto buone, stiamo lavorando per limare gli ultimi secondi, come gli ultimi decimi che servono per riagguantare i primi che nell'ultima Coppa del Mondo ci hanno dato 2 secondi di margine all'arrivo, quindi stiamo limando il più possibile per riuscire a recuperare questo gap. Benissimo. Che cosa puoi dire a un giovane che si approccia per la prima volta al canottaggio? Beh, il canottaggio è uno degli sport secondo me più belli che esista, perché sei al contatto con la natura e rimani sempre su un elemento che è l'acqua, e l'acqua diventa proprio il tuo elemento perché ti alleni 13 volte a settimana ed è bellissimo viaggiare su questa imbarcazione per una decina di chilometri e andare sempre più forte e vedere quanto veloce puoi andare durante gli allenamenti e poi in gara. La tua esperienza qual è in campo nazionale e internazionale? Allora, in campo nazionale sono 21 volte campione d'Italia e sono campione del mondo in carica nel quattro senza, quindi quest'anno puntiamo in alto. E poi ho svariate medaglie nelle categorie inferiori, under 23 e juniores, come l'oro nell'8 juniores e l'oro nel 2 senza under 23. Abbiamo appena visto Giuseppe Vicino, fresco medagliato olimpico, e col dottor Guido Di Guida, come le federazioni possono aiutare le società sportive e gli atleti, diciamo, in questa situazione di adesso? Beh, noi abbiamo dei problemi oggi legati, uno, all'aspetto economico. La crisi economica ha messo in difficoltà l'ente locale, e diventa sempre più difficile trovare sponsor adeguati. E poi abbiamo anche spesso un problema di visibilità, nel senso che alcuni sport hanno una notevole visibilità costante, altri, scherma, ma anche canottaggio, vengono così conosciuti soltanto in particolari momenti, alle Olimpiadi, e per il resto degli anni, il resto del quadriennio, sono meno visibili, diciamo. Certo. E qui dobbiamo riuscire a fare delle iniziative che mettono insieme diciamo, le risorse economiche e questa visibilità. Uno dei modi, per esempio, è quello di organizzare gare. Certo. Il Veneto è una regione che sta organizzando moltissime gare a livello, appunto, nei vari territori, tra l'altro non soltanto nelle città capoluogo, ma in tutti i territori delle varie province, e questo è uno strumento importante, perché questo può aiutare, appunto, a trovare sponsor e può dare una visibilità anche locale che permette di stabilire dei rapporti più concreti con l'ente locale, che sono poi quelli su cui possiamo costruire l'attività. Certo. Teniamo conto che alcuni sport, tipo la scherma per esempio, hanno bisogno di spazi dedicati. L'ente locale capisce che siamo importanti nel momento in cui verifica che noi portiamo gente, portiamo turisti, portiamo un incremento economico al territorio. Ci dimentichiamo che il 2% del PIL della nostra regione è dovuto al movimento sportivo, perché anche, si parlava della scherma o del canottaggio, le attrezzature vengono fatte nella nostra regione, vengono vendute, poi vengono anche fatte conoscere all'estero, quindi certo, moltissime industrie della nostra regione lavorano per lo sport.
Certo. Quindi non è solo il calcio che porta, diciamo, il PIL, ma il PIL è prodotto da tutto questo grande movimento sportivo che abbiamo nella nostra regione. Allora è bene dire ai telespettatori che il Veneto, il Sole 24 Ore, non il presidente Bardelle, ci pone al secondo posto in Italia come movimento sportivo dietro alla Lombardia. Questo è merito dei grandi atleti olimpionici e paralimpionici, di questa grande famiglia, di 100.000 dirigenti volontari che portano avanti il progetto dello sport per tutti, delle 12.500 società sportive che ci sono nella nostra regione. E devo dire con grande orgoglio che in Sardegna, alla fine di settembre, 30 federazioni e 8 discipline associate, quindi 38 federazioni, parliamo chiaramente, sì, hanno partecipato al trofeo CONI. Un trofeo CONI che è una piccola olimpiade dove c'hanno atleti under 14 di 21 regioni, delle 21 regioni d'Italia. E cosa è successo? Che il Veneto ha vinto con 157 punti, secondo il Lazio con 147 e terza Lombardia 145. Il che vuol dire che il movimento sportivo veneto è veramente una, come si dice, una macchina da guerra. Abbiamo qua vicino un ragazzo splendido e lui lo sa che attraverso lo sport lui è qua con noi a festeggiare veramente i risultati sportivi e fa va bene a scuola, a amicizie, al sorriso. Ecco, se non ci fosse lo sport, certi problemi potrebbero anche chiuderti a casa, certo, non uscire. Invece è qui con noi e questo deve essere un esempio per tutti. Ma oggi ho visto una squadra bella, pimpante, sorridente, segno di essere coscienti di aver fatto un buon lavoro, e questo è fondamentale alla vigilia di una partenza. Poi il campo deciderà che postazione occupare nel ranking olimpico, ma sono fiducioso che la squadra sia ben preparata. Sì, e su che cosa punta l'Italia per queste Olimpiadi? Ma noi abbiamo 6 equipaggi qualificati, il primo obiettivo magari da raggiungere è metterne in finale il maggior numero possibile. Da qui poi possono uscire le medaglie. Naturalmente sarei ben contento magari di avere tutta una squadra in finale. So che è un impegno estremamente difficile, però questo è l'augurio che faccio alla vigilia della partenza. Poi magari sicuramente qualcuno potrà andare meno bene, ma aspettiamo il responso e poi giudicheremo il motivo per cui magari non ha raggiunto il massimo. Molto bene, intanto un in bocca al lupo a tutte le squadre, naturalmente. Come si suol dire in questo momento, crepi il lupo, naturalmente da parte di tutti noi, Forza Italia e Forza Azzurri, naturalmente ci auguriamo di tornare da Rio con qualcosa di importante. Una piccola pillola nella nostra trasmissione Voglia di Vincere è dedicata anche alla medicina. Siamo qui con la dottoressa Livia Montagna, che ringraziamo. Buongiorno a tutti. E con lei chiediamo qualcosa di particolare. Diciamo che la masticazione è la prima fase della digestione. Come mangiare? Quali sono i comportamenti virtuosi da tenere, diciamo, in generale? Allora, come ha detto, effettivamente la masticazione è la prima fase della digestione, quindi è di fondamentale importanza masticare con calma, masticare bene a lungo i cibi proprio per cominciare a digerirli all'inizio della nostra assunzione del cibo, e ovviamente limitare la quantità di cibi ricchi di carboidrati e di glucidi, quindi ovviamente tutto quello che riguarda i dolci, possibilmente in quantità ridotte, e ovviamente cercare di mantenere una corretta igiene orale dopo i pasti. Certamente. E per quanto riguarda, diciamo che anch'io sono padre, le gommine allo xilitolo, eccetera, possono essere un aiuto oppure sono
delle bufale, diciamo, che è meglio non tenere neanche in considerazione? Allora, sicuramente i chewing gum dedicati alla salute dentale non possono certo sostituirsi allo spazzolino da denti. Hanno una funzione sicuramente meccanica importante, perché producono un aumento della saliva, e questo aumento di saliva e l'atto masticatorio durante cui si mastica il chewing gum portano a mobilizzare tutti i detriti di cibo che sono presenti nel cavo orale. Di conseguenza può essere utile anche masticare qualche chewing gum, soprattutto se uno non ha proprio il tempo di lavare i denti. Certo, ma consigliamo a tutti. Però ovvio non si sostituiscono, questo senza ombra di dubbio. Certamente, certamente. Allora, una corretta igiene orale e sicuramente un controllo periodico sono le cose che servono. Esattamente. Grazie mille, dottoressa. Grazie a lei, grazie. Grazie. Una parte importante di solito è la famiglia. Tuo papà e tua mamma sicuramente sono due persone importanti, diciamo, nella tua vita. Che cosa puoi dire a questo proposito? Allora, io sin da piccolo, quando sono nato, dal mio problema che ho avuto alla nascita, mi hanno sempre seguito. Ogni singolo secondo, ogni singolo minuto. E anche adesso mi stanno seguendo per darmi le basi future di costruirmi una famiglia e avere anche un lavoro che mi riuscirà a sostenere fino a che sarò in vita. Veramente sono dei grandi pilastri, soprattutto mio papà, che mi sta portando in lungo e in largo, sia per farmi sistemare il problema che ho alla spalla, che nel continuare il mio percorso scolastico, che quello sportivo. E quindi anche a mia mamma, che anche sino quando sono nato mi ha cominciato a muovere il braccio, perché quando ero nei primi giorni non lo muovevo proprio, e quindi da quando sono ritornato a casa dall'ospedale mi ha continuato a muovere questo braccio per riprendere la mobilità, e ringrazio entrambi. Certo, naturalmente questa è una delle tante testimonianze che si possono vedere nello sport e nella paralimpica, col dottor Guido Di Guida, che anche lui è stato, diciamo, ed è genitore comunque di atleti, di atleta che ha avuto anche i suoi risultati. Che cosa si può dire a un genitore? Perché di solito si cerca sempre di fare lo sport più vicino a casa, lo sport più veloce, lo sport che impegna meno, ma poi alla fine l'impegno dello sport credo che dia anche ai genitori delle soddisfazioni naturalmente importanti. Il rapporto genitori-figli è fondamentale, nel senso che la maggior parte degli sport vive grazie all'impegno dei genitori, che spesso e volentieri affrontano grossi sacrifici per poter, appunto, accompagnare i ragazzi, permettere loro di svolgere attività sportiva. Dà soddisfazione sicuramente questo, sia ai genitori che ai ragazzi. L'importante è stabilire un rapporto efficace ma sano, nel senso che partire dal presupposto che il ragazzo, la ragazza, devono divertirsi. Indubbiamente. Cosa, assolutamente. Lo fanno per gioia, e quindi lo sport deve essere scelto dal ragazzo. Non niente di male provare vari sport fino a che uno sceglie quello che ritiene più adatto per lui, e poi lasciare in libertà di farlo, diciamo. Sapendo appunto che l'appoggio dei genitori è fondamentale, non soltanto dal punto di vista economico ma anche psicologico. E l'importante è che i genitori, da questo punto di vista, non badi al risultato, ma al tipo di impegno del ragazzo. Cioè, certo, il problema è far sentire il ragazzo felice per essersi impegnato e per aver raggiunto il massimo, a prescindere dai risultati, credo, certo, che sia la cosa fondamentale. E l'altra cosa, ecco, importante, è che il genitore non si senta un tecnico, perché spesso e volentieri c'è il rischio di, allora, che lasci fare il tecnico ai tecnici, e che invece dia quel sostegno morale e psicologico, che è fondamentale. Spesso e volentieri non serve neanche parlare, spesso e volentieri basta una spalla per consolare per una gara non andata bene, è sufficiente. Ecco, questo qua è il ruolo fondamentale di un genitore. Benissimo, adesso vediamo, appunto, per questa cosa
il contributo su Maria Elisabetta Marconi, che è una tuffatrice molto in gamba, che si è qualificata per le Olimpiadi, che poi ha mancato per pochissimi punti la finale, ma però l'impegno è sempre importante, il risultato comunque di essersi qualificata è una cosa importante. E dietro ha tutta una famiglia, gli zii, parenti, eccetera, tutti che fanno lo stesso sport all'interno di questo sport, che è i tuffi. Prego. Sei già stata in piscina a Rio per la Coppa del Mondo, hai avuto un buonissimo risultato e quindi che cosa ti aspetti da questa gara? Allora, sono un po' scaramantica, quindi l'ultima domanda non ti rispondo come magari vorresti sentire. Però sì, siamo già stati a febbraio alla Coppa del Mondo nella piscina di Rio, che è appunto la gara, l'ultima gara possibile per qualificarsi, e viene fatta apposta nella piscina per far vedere a chi invece si è qualificato dove si svolgeranno le Olimpiadi. E sono molto felice per come è andata quella qualifica, anche perché era tanto tempo che comunque non gareggiavo a livello internazionale, a livello così competitivo, però ho stretto i denti e sono molto contenta di come ho gareggiato e ho ottenuto un ottimo risultato, nonché l'ottimo pass olimpico. Il tuo rapporto con i tuffi, con il mondo dei tuffi, sappiamo che vieni da una famiglia di tuffatori, ci racconti qualcosa? Sì, no, la nostra famiglia ha pensato che forse ci fosse soltanto lo sport dei tuffi da praticare, e quindi ho i due fratelli che hanno smesso di fare tuffi, ma continuano comunque a essere in piscina. Ogni tanto vengo anche allenata dal fratello più grande, Nicola, mentre il fratello Tommaso allena i bambini piccolini, quindi li sta portando avanti, sta facendo crescere. Ho anche un cugino che verrà con me alle Olimpiadi, Michele Benedetti. Posso soltanto dire che è una bellissima cosa avere la famiglia che ha praticato il tuo stesso sport e che ha affrontato le tue stesse difficoltà o le tue stesse bellissime esperienze, perché possono aiutarti, possono sollevarti, tirarti sul morale quando le cose non vanno bene, o comunque, avendo più esperienza di me, perché sono più grandi, possono aiutarmi a trovare la giusta strada per stare serena, tranquilla, quando magari i tuffi purtroppo non vengono. Dottor Bardelle, il Veneto allora è in prima linea, diciamo, con lo sport, come in tante altre cose. E che cosa ci può raccontare, diciamo, Ma diciamo che proprio queste Olimpiadi e le Paralimpiadi hanno dato al Veneto una risonanza molto importante. Ricordiamo che il 35 atleti su 320 nelle Olimpiadi erano veneti, e quindi oltre il 10%. Nelle Paralimpiadi credo che raggiungessero il 20%. Certo. Quindi vuol dire che il movimento sportivo che abbiamo nella nostra regione è molto importante. Quello che voglio dire, e voglio mandare un segnale, ma penso che siamo d'accordo col mio vice, che il Veneto deve dare più attenzione alla regione all'impiantistica sportiva, cioè lo sport si fa negli impianti sportivi. Se questi non sono adeguati, non sono a norma, non viene investito negli impianti sportivi, avremo sempre più ragazzi per le strade, oppure davanti alla televisione con l'iPad, cioè noi, movimento sportivo, coinvolgiamo i giovani al Certo. 100%.
fino a 13-14 anni. Poi però c'è l'abbandono, perché se magari non riescono, non trovano l'impianto vicino a casa, non ci sono più i genitori che ti accompagnano, certo. E li perdiamo. E allora dopo li vediamo girare, vagabondare e perdersi anche nei mille pericoli di una civiltà moderna. Quindi investire nello sport, mi spiace essere ripetitivo, non sono soldi gettati al vento, sono soldi spesi bene per gli abili, disabili, per chi ha problemi, per chi non ha problemi. Siamo la stessa squadra, abbiamo solo bisogno di essere aiutati nell'impiantistica. E allora ci devono essere delle indicazioni in cui lo sport venga considerato non il divertimento di bardelle o dell'amico di guida o dell'amico atleta, ma è un impegno per la società civile. Certamente. Cioè, ci paghiamo tanto di insegnare l'inglese, insegniamo anche a fare sport ai nostri ragazzi. Vedete che cresceranno col sorriso, contenti, felici, saranno soddisfatti di avere risultati o anche di perdere, perché non sempre si vince nello Certamente. Sport. Però importante è che lo sport venga riconosciuto, e quindi la voglio ringraziare perché il titolo è bellissimo. Certo, voglia di vincere, certo. Ma vuol dire vincere nella vita. Indubbiamente. Non nella, poi uno, è logico, va alle Olimpiadi con la scherma, vero? Saresti felice. Ecco, quello è importante. Però si vince anche nella garetta del proprio paese, della propria città, e si è felici. Certo, l'impegno sportivo è un impegno importante per la società, è un impegno importante diciamo per i ragazzi e per aiutarli a crescere. Grazie mille, ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a voi. Per questa Grazie. Puntata. Nella prossima parleremo ancora forse un pochino di scherma e dello sport che alle prossime Olimpiadi approderà, anche se è uno sport antico, perché parliamo di karate. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci.